soprattutto al potere. La criminalità mafiosa è sempre vissuta, è inutile la società, ed è sempre stata protetta dal potere. Se uno parte da questo punto, capisce un pezzo della storia d'Italia, no? Della Sicilia, della Calabria, della Campania, della Puglia, no? Dell'Italia, e si rende conto che oggi il problema non è, non sono i poteri illegali quelli che destano preoccupazione in Italia, quello illegale, cioè il trafficante, lo spacciatore, l'estorsore, il perturbatore politico viene represso prontamente. Per cui in Italia non sono i poteri illegali, ma sono i poteri legali che si muovono legalmente. Non c'è ragionamento di dire dalla politica da pezzi del nostro Stato. Questa è la realtà che è tipica italiana, e non è che negli altri stati ci siano cose che siano dei paradisi. Poi magari ne parleremo, che evidenzia la presenza di una democrazia molto fragile. Poi le mafie in Italia ci sono altre sette, non si chiamavano mafie, erano sette segrete, criminali. Un arciprete, un notabile, poi con l'unità d'Italia sono diventati quelli che conosciamo. Da quando c'è l'Italia ci sono le mafie, e da quando ci sono le mafie, da quando c'è l'Italia c'è un terzo di Stato che tratta comunque, trattano sempre. Se poi tutto questo si può portare alla mia ordine di giustizia, è un altro discorso, se è giusto o non è giusto, come ci dicevo. Ma che ci sia questa trattativa continua, cioè che l'Italia è un paese che ha molta voglia di mafia. La voglia di mafia degli italiani spiega che cos'è la gentaglia. Quello che non torna sono questi 25 anni di mafia stragista che per la prima volta nella sua storia attacca lo Stato. Come vi ho detto anche prima, mi mordo la lingua quando parlo di attacco allo Stato, ho cambiato negli ultimi anni opinione su questa espressione. Non ha mai attaccato lo Stato, ha attaccato pezzi dello Stato che si contrapponevano. Al conto, secondo me, la Chiesa, la Torre e tantissimi, i vari corpi uccisi in Sicilia, i giudici, i carabinieri, i poliziotti. 25 anni sono serviti per riscrivere i rapporti di forza tra la politica e le organizzazioni criminali segrete. Il primo diritto eccellente sotto a Palermo è avuto nel 1893 un ex sindaco, direttore centrale del Banco di Sicilia, Emanuele Montalbano. Il delitto eccellente successivo è avvenuto il 5 maggio 1971, 78 anni dopo, il procuratore capo Scaglione, primo magistrato ucciso in Italia dopo guerra. Ho tolto il 16 settembre 70 il giornalista del giornale dove ho cominciato a lavorare con Orlanova, perché è un omicidio che non fa parte di questa storia nera, questo romanzo nero italiano, è un omicidio con caratteristiche particolari. Era un ex repubblichino, probabilmente venuto a conoscenza di colpe borghese, è stato sequestrato e il suo corpo non si è mai più trovato. Tra l'altro io ho lavorato con il giornale per un paio d'anni, sono arrivato nel 79 con il giornale, lui era scomparso nel 70 e il fantasma di Mauro Montalbano si aggirava ancora nella realizzazione. Il giornale non c'era giorno proprio dopo passato di mamma, un bravissimo giornalista dal passato assai oscuro, perché era un ragazzo della decima massa, mi aveva servito il principe borghese,
poi ero arrivato in Sicilia sotto falso nome, sono cambiato sempre. Poi improvvisamente è stato assunto un giornale per PC, è diventato un bravo giornalista. E improvvisamente una sera andavo a casa dalla redazione, si è trovato in un bar, ha comprato 200 grammi di pepe cina, due pacchetti di esportazione senza il bar. Arrivato sotto casa, la figlia Franca, proprio figlia, come si chiamava, Iulia, visto, ha spostato la tenda, visto che stava parlando con due persone, la mattina dopo si sarebbe dovuto sposare la figlia. E poi è scomparso. Un giorno e mezzo dopo hanno trovato la sua macchina con le chiavi del cruscotto, per un segno da averlo preciso, le chiavi del cruscotto, l'opera bianca. La bianca era veramente un metodo per l'opera bianca, la morte senza ritorno, il corpo non si. E sono passati dal 70 al 42 anni, non si sa. La pista più probabile, sono diverse ipotesi, la pista più probabile che fosse venuta a conoscenza del golpe progettato in Italia e l'abbiamo sequestrato in città per questo. Un 28 all'inizio del 2000-2001 ha raccontato che era a 7 anni. La foce di Fiumorelli è stato cercato, quindi a parte questo omicidio, ho aperto la parente, hanno fatto una mattanza istituzionale a Palermo, e alla fine viene fatta, non l'ha fatta la mafia, l'aristocrazia mafiosa, l'aristocrazia mafiosa è stata cancellata dalla faccia della terra. E hanno ucciso a Palermo, a Tensetta, di gente. E Trapani, cioè le quattro province della Sicilia occidentale, tra la primavera dell'81 e l'ottobre dell'83, hanno ucciso 1700 mafiosi. Tutti appartenenti all'aristocrazia mafiosa, cioè figli di mafiosi. Questo l'hanno fatto 70-80 persone, non un numero a caso, cosiddetti corleonesi, che non hanno subito una perdita, feriti zero, morti zero. Alla fine di questa vicenda sono sempre arrestati tutti i tramiti. È Matteo Messina Denaro, un ultimo latitante. Secondo me verrà arrestato domani, fra un mese, fra sei mesi, quando non sono mai riusciti a mettere. Latitanti di Sicilia sono sempre stati tanti, latitanti a casa di così tutti i latitanti erano presi a casa. Dopo le strade, che è prima della strage erano liberi cittadini latitanti, si incontravano. Quindi dopo le stragi la mafia è tornata a quella di sempre. La mafia che non fa rumore, la mafia che cerca accordi, i rapporti con la politica sono completamente cambiati. Una volta c'erano dei partiti di riferimento. La mafia non ha un'ideologia, non è di destra né di sinistra, non è un partito. La mafia va dove c'è il potere, tranne in alcune occasioni che prende delle sbornie, che poi la sbornia è sempre la stessa, quella autonomista. Nell'immediato secondo guerra ha lavorato per diventare una delle stelle della bandiera americana, cioè voleva staccarsi dall'Italia per diventare americano, oppure autonoma con i propri tribunali, con i propri uffici delle tasse. Poi ha capito che c'era un partito che l'avrebbe garantita, che in quel caso in un primo momento erano i monarchici, poi i liberali, poi la DC, quando ha capito la DC era la sistemazione ideale. Però con l'89, 90, 91 tutto questo cambia, il muro di Berlino, i grandi diritti di Palermo, con Falcone e Borsellino si cambia parte. In Sicilia e c'è Tangentopoli, a Milano quindi sono due vicende che si incrociano drammaticamente,
lì il rapporto con la politica cambia, non hanno più un partito di riferimento, ma hanno uomini di riferimento in tutti i partiti. Molto trasversale. Destra, a sinistra. Prediligono rapporti non centrali con il ministro, perché sono troppo sotto i riflettori, ma ci sono rapporti periferici, l'assessore regionale, il sindaco. E poi molto spesso non c'è più il politico che è intermediario, cioè portatore di interessi di 'ndrangheta, portatore di interessi di mafia. È lui la 'ndrangheta, è lui la mafia. Non rappresenta più un'intermediazione. Quindi questo mondo è cambiato senza sparare, perché sparare rompe le spalle, crea allarme sociale, crea. Senza sparare. La politica non parla di queste cose, gli imprenditori, le grandi imprese nemmeno, le piccole nemmeno, la linea della Palma si è alzata, c'è poco da spremere in Sicilia, in Calabria, in Campania, da Roma in su si sono radicate negli ultimi 3-4 decenni, nell'indifferenza generale del migliore dei casi e nel peggiore. Non nell'indifferenza, ma nella complicità, perché una parola da non usare è infiltrazione. Io mi infiltro a casa vostra, se voi non ve ne accorgete, io vi nascosto. Mi infilo dentro casa vostra, ma se voi mi aprite, sorridenti, e mi dite benvenuto, perché arrivo con un sacco di soldi, non mi infiltro da voi. Questo è accaduto in Emilia Romagna, in Lombardia, sono le situazioni più drammatiche, in Piemonte, in Liguria e anche in Veneto, in Friuli, un po' meno in Toscana e nel centro, questo centro Italia così, Umbria, le Marche, centro Italia mai nominato, non fece mai sui giornali. Oggi abbiamo visto la relazione della Procura Nazionale, dedica 3 paginette alle Marche, è vergognoso. Non sanno di chi parlano, non sanno di cosa parlano, perché le mafie sono dappertutto. Quindi evidentemente poi non c'è un'attenzione, ma non c'è stata in Emilia per decenni su questo grande processo in Emilia che è importante. I 30 anni precedenti vengono fatti i magistrati, i più stessi, i prefetti, i comandanti dei carabinieri, hanno dormito. Lo zio di Totorina, Gaetano, era del 1958, è residente, era adesso morto, residente a Bologna. Tutti i mafiosi, quelli solo di Cosa Nostra, sono arrivati nel 63, di 500 mafiosi di tutto il centro nord. Al centro, vicino a Comezia, in provincia di Latina, ci sono grandi problemi ancora. E altri in queste regioni. Dal 1999 al 2001 la Procura distrettuale di Milano ha ordinato l'arresto di 2.900 indranghetisti, 2.000. Nonostante questi 2.000 arresti c'è il prefetto di Milano che è la vigilia di un'operazione, quella famosa circolo Borsellino, diceva la mafia mancia, la vigilia di mafia mafietale, il prefetto di Roma procurando dice la mafia non esiste a Roma. Ricordavo loro che 3 commissioni parlamentari fa il presidente della commissione Forgione ha fatto la relazione finale dedicata alle mafie al nord e il sindaco di Torino, centro-sinistra, Chiamparino, il sindaco di centro-est di Milano, la Moratti, hanno minacciato querela nei confronti del presidente della commissione parlamentare antimafia perché. Spostare un po' l'immagine delle due città perché parlava di infiltrazione mafiosa. Quindi c'è un'Italia che c'è un'Italia dove un pezzo di economia è in mano a questa gente. Lo vogliamo accettare o non lo vogliamo accettare? Poi abbiamo delle buonissime leggi, abbiamo proprio mafia, ma abbiamo anche una legislazione. La migliore del mondo, solo gli americani hanno qualcosa di simile, gli altri paesi europei
sono molto indietro. Quindi è tornata la mafia di sempre, una mafia silenziosa, tranquilla, che fa girare un po' di soldi, soprattutto in tempo di crisi i soldi fanno comodo e quindi porta lavoro, porta benessere con tutti i luoghi comuni che sappiamo. Tornata a quella di sempre, la parentesi stragista è finita, non credo che tornerà più. E poi, per chiudere questo discorso, l'anno scorso c'è stato il 25esimo anniversario delle stragi. Lo Stato è giusto commemorare in maniera così fastosa, sfarzosa. Questi eroi, poi questa storia degli eroi è una storia che sta diventando molesta, è in vita, sono stati isolati, seviziati dallo Stato. Una volta morti sono diventati degli eroi, e però è giusto che lo Stato li ricordi un po' più molesto. Immaginate se lo Stato non li ricorda qualche secolo dopo, un po' più molesto questo codazzo dell'antimafia che c'è intorno. Ma l'anno scorso, pensate come si perde poi la memoria. Una cosa è la memoria, una cosa è la celebrazione fondata sulla retorica. L'anno scorso hanno fatto le celebrazioni sul luogo della strage. C'è anche il presidente del Senato, non siamo chiamati, c'è tutto lo Stato. Giustamente, tutto lo Stato stava, se poi andate all'aeroporto Teresa, Palermo, attraverso la città, trovate due colonne, la destra e la sinistra, che ricordano il luogo dove c'è stata la strage del 23 maggio 92. A sinistra c'è anche un bellissimo riempito della memoria che ha voluto Tina Montinaro, la vedova di uno dei capi scorta di Falcone Antonio, un bravissimo poliziotto, un bravissimo ragazzo molto simpatico. A destra c'è un pittoresco villaggio residenziale, una zona residenziale con delle belle villette, color pastello, azzurro, arancione, viola, tutte attraversate da strade che portano il nome di magistrati uccisi, di poliziotti uccisi, ma anche di altri magistrati, poliziotti, carabinieri uccisi a Palermo. Sono proprio lì, ogni via è un morto. Eccellente di Palermo. Questo pittoresco villaggio ricade in una zona di speculazione edilizia. Siamo sul cratere e immagini. Quindi siamo sul cratere e immagini cratere. Una zona di speculazione edilizia per la quale un prefetto 6-7 anni fa ha fatto una relazione al ministro dell'interno e il comune dove è avvenuta questa speculazione edilizia è stato sciolto per mafia. Quindi dove sono saltati in aria ci sono delle villette costruite da imprenditori in odore di mafia che hanno fatto speculazione in odore, speculatori in odore di mafia, tant'è che poi il comune è stato sciolto. Io il comune non ve l'ho detto qual è. Cinisi? No, Capaci. No, ma non ve l'ho detto. Perché Capaci, la strage di Capaci non è avvenuta a Capaci. Tutti sappiamo che è Capaci perché le telecamere di tutto il mondo hanno preso lo svincolo. Ma la strage di Capaci è avvenuta in un altro comune. Si chiama Isola delle Fiamme, che è un comune diverso. Nei primi rapporti di polizia e nelle prime sentenze di 25 anni fa, 20 anni fa, c'era strage avvenuta in località Isola delle Fiamme nel corso degli anni. Questo nome, Isola delle Fiamme, è scomparso. Per tutti è Capaci. Ora, voi mi direte, è un dettaglio innocuo, un dettaglio secondario, un dettaglio innocente, un nome. Ma cosa c'è di innocente?
storia, se nemmeno il nome del luogo esatto viene riportato. Questo per dirvi che noi abbiamo il problema di che cos'è oggi la mafia, ma abbiamo anche quell'altro problema, che di quella strada sappiamo tutto e niente. Tutto perché per la prima volta i magistrati, con rispetto per questi magistrati che abbiamo fatto noi, un ottimo lavoro, perché hanno voluto fare anche delle indagini sulle indagini tarocche che avevano fatto nell'immediatezza. Quindi hanno fatto un lavoro buono. Io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno. Beh, forse potevo fare di più, non lo so. Però per la prima volta tutti i mafiosi sono stati arrestati, seppelliti nelle carceri, seppelliti agli ergastoli, non usciranno mai più. Però ci possiamo accontentare di una verità giudiziaria come cittadini italiani? No. Perché io quel giorno ero là a pace, come ci vuole, l'ho visto. Quella non era una scena del crimine mafioso, quella era un'operazione di guerra. Uno scenario di guerra, un'operazione militare. Quando alle 17.56 è stata finita l'autostrada, i sismografi hanno registrato un piccolo terremoto tra Isola delle Femmine e Capaci. Quindi ci possiamo accontentare di questa verità? No, allora abbiamo il problema della mafia che cambia e non è cambiato affatto. Abbiamo il problema che noi italiani non sappiamo niente di quello che è accaduto. Come non sappiamo niente di quello che va il 19 luglio, non sappiamo niente di chi hanno contribuito all'uccisione della chiesa di quella torre, non sappiamo niente delle bombe al nord, piazza Fontana, piazza della Loggia, la gente sul treno, strategia della tensione al nord e al sud. Siamo un paese dove la verità è mancata, mancano dei pezzi di verità importanti. Un po' questa è la. Mi sono due gli elementi. Tutti cercano di capire che cos'è la nuova mafia. Per me la nuova mafia è la mafia di sempre. E poi la verità che non abbiamo sulle stragi, che è una tara, una ipoteca sulla storia di questa. Sulla nostra storia e sulla storia di questo figlio. Come possiamo immaginare il futuro della mafia dopo la morte di Santorina, lo stesso anno? Evolverà. Tutorina è morto nel novembre del 2017, era nato nel novembre del 1930, quindi aveva 87 anni. Quando è morto, mezza Cosa Nostra ha sbrindato, perché si è liberata di un peso, di uno che non poteva, cioè li aveva presi. Aveva preso Cosa Nostra prima di Rina, era potentissima, c'era traffico stupefacente, prendeva la morfina base, allora raffinava a Palermo la pasta, la portava ai cugini americani, era ricchissima. Non era contrastata allo Stato, tra qualche poliziotto, un magistrato. Era in pace. Arriva questo e la prende per mano e la porta in un vicolo cieco. Quindi, nonostante poi l'arresto avvenuto nel gennaio, il 15 gennaio del 93, le regole, la forma lì e sostanza, lui restava in carcere sulla sua organizzazione, perché la piccola, cioè la commissione, l'organo di governo non si era più riunito, quindi lui rimaneva in carcere. Aveva bloccato ogni evoluzione, non solo aveva bloccato l'evoluzione, la sua cultura era sempre quella stragista, quindi si parlava sempre di attentato, magistrato, uomo delle istituzioni. Una volta che è venuto meno, hanno fatto delle grandi feste e favori per giorni e giorni, perché sono liberati dal tempio, adesso con più libertà potranno
Non so se scegliere subito un nuovo capo. Quando lo sceglieranno ce lo faranno sapere, saranno loro, non saremo noi a scoprirlo. Ma probabilmente traghetteranno questa organizzazione, è uscita indebolita da questa stagione delle stragi, verso una stagione più felice, attraverso probabilmente un direttorio, attraverso consiglio di amministrazione, prima di scegliere un nuovo capo. Un nuovo capo sicuramente non è quello che indicano i giornali, Matteo Messina Denaro, di non avere le divina, no? Perché, innanzitutto perché è un uomo delle stragi, quindi non vogliono più il Corleonese, là, perché gli apri. Corleonese li hanno presi dalla rovina. Poi perché non è palermitano, poi perché è uno che si fa solo gli affari suoi e non pensa al bene dell'organizzazione, è un egoistone. Quindi non lo so, sono un mago, si fanno 6 o 7 nomi, ma sono nomi tipo è giocato all'otto. Perché quando ero ragazzo, io ero dal centro Sicilia, e quando ero ragazzo c'era, perché vengo da parte di Sesta, c'era un capo, quello che era considerato il capo dei capi di Cosa Nostra, era Giuseppe Gencolusso, che era vecchio solente, che stava lì per Lusso Medio, un paese vicino, veniva una volta alla settimana a Caltanissetta, io lo vedevo, ero un bambino, un ragazzino, giunto un bellissimo bar, un corso aperto, e lo andavano a osservare, e questo, i prefetti, i sottosegretari, i ministri, i sindaci, i sindaci, la provincia, la regione, i sottosegretari, tutti, no? Però è proprio un caprone, ora non sono vestiti così. Ed era considerato il capo dei capi, era una mafiosa importante, era un capo dei capi. Nell'88 il giudice Falcone raccolse le confessioni di un grosso pentito, quindi tanti anni dopo, perché questo Giuseppe Gencolusso è morto nel 74, quindi io non lo ricordo, anni 70, fine anni 60, e Falcone, quindi, molti anni dopo la confessione di Nino Calderona, gli fece delle confessioni importanti per mesi, per altri tanti mesi li trovò i riscontri, arrestarono più di 200 persone in Sicilia, poi fuori in verbale, perché non interessava la materia giudiziaria, dice, ma dottor Falcone, se lo ricorda Giuseppe Gencolusso, certo, il capo di capi della mafia, dice, sa come lo chiamavamo dentro Cosa Nostra? Dice, no, Gina Lollobrigida, dice, ma Gina Lollobrigida, era anni 60, dice, ma perché? Perché era sempre sui giornali, ma per esempio si faceva fotografare, l'aveva intervistato Manzanelli, Biagi, Bernardo Valli, dice, noi ridevamo, perché il vero capo della mafia era un certo Fazio, mi trattano che nessuno conosce, quindi non lo so. Prima diceva che la mafia è tornata ad essere una mafia silenziosa e negli ultimi 25 anni non si è sentito molto. E invece si può raccontare come funziona sul blog, che invece tratta di mafia tutti i giorni, con l'uscita di un articolo di giorno, insomma, come è nata l'idea e come mai questa scelta di trattare di mafia tutti i giorni? Perché lavorando in un giornale da 40 anni, mi ha dato tantissimo spazio, ma non poteva ogni giorno darmi una pagina sulla mafia. Facendo documentari col giornale, fino al giornale, documentari un anno ci posso farlo, quindi non un giorno. Quindi ho detto, vabbè, intanto per parlare ogni giorno di mafia, era il gennaio dell'anno scorso, il 2017, il blog è la formula più diretta, più facile per parlare di un giorno. Io prendo il giornale, ho detto che devo fare questo blog, loro ogni giorno lo portano in homepage sulla pubblica, e nasce
da due, da un incontro continuato nel tempo e da una riflessione. L'incontro è una mia amica fotografa, che è una grande fotografa italiana, forse la più grande in Europa, che si chiama Letizia Battaglia, io l'ho conosciuta. A fine degli anni 70 ero un ragazzino, lei era già affermata, non come ora, ma era già una fotografa affermata, e per tanti anni ha vinto i più grossi premi, è l'unica fotografa europea che ha vinto i più grossi premi americani, una grande fotografa. E per tanti anni lei ha fotografato la mafia del sangue, quindi ha fatto conoscere in tutto il mondo i mafiosi che si uccidevano nei cadaveri. Per molti anni ha fatto vedere i posti sulle sbarre, dal maxi processo in poi, da quel capolavoro di ingegneria giudiziaria che è stato il maxi processo istituito da Falcone. E adesso, girando a Palermo, ho 83 anni, con un amico in alcol, ogni volta mi incontro quando scendo a Palermo e mi dice: io non so più fotografare. Da questa immagine di Letizia, grande fotografa europea, che non sa più fotografare la mafia, Letizia non dice più fotografare la mafia, qua dobbiamo pensare qualcosa. Chi sa qualcosa? Lo Stato non ha una visione insieme, ci sono bravissimi magistrati, bravissimi poliziotti, bravissimi carabinieri, ma non c'è una volontà politica per creare una visione insieme delle cose. L'antimafia è pigra, l'antimafia sociale, l'antimafia delle bandiere, gli slogan, gli spot, è un'antimafia gridata, che grida nelle piazze e si struscia nei palazzi, che vive di finanziamenti, popolata da mercenari, avventurieri, approfittatori, l'antimafia delle bandiere, l'antimafia della retorica. E quindi mettiamo insieme un po' di teste pensanti, facciamoli ragionare, anche polemizzare aspramente su che cos'è la mafia oggi. E siccome l'antimafia non ne ha più parlato, la mafia si è preoccupato di più da avere i finanziamenti del Ministero dell'Interno, Don Muir, si è procurata di incamerare denaro per non vedere se stessa, per una certa visibilità politica, una predicazione dell'antimafia molto sterile, anche per certi versi pericolosa, poco democratica, molto prepotente, ostile al dialogo, incapace di riconoscere il proprio nemico. E quindi il blog è una maniera, alle 7 del mattino, ogni mattina esce un pezzo, mafia dopo le stragi, mi hanno scritto ministri, magistrati, storici, giornalisti, esperti, con idee diverse, ma si è aperto un dibattito. Il prossimo libro che è appena uscito sarà sui beni confiscati, anche la grande capacità dello Stato di individuare i beni. Su questo più bene per 30 miliardi di euro, incapacità assoluta di gestirli, incapacità assoluta di questi investitori. Dicono: abbiamo la cooperativa, insomma, una su un milione che funziona, meglio no, una su un milione funziona di questa azienda, di questo dato ufficiale. Quindi è fuorviante anche far passare il messaggio: c'è questa azienda che funziona bene, questa cooperativa che funziona bene. Sì, funzionerà benissimo la tua cooperativa, Michele, ma ce ne sono altre 7 milioni che non funzionano. Non è solo colpa dello Stato. Tu sequestri un bene a un mafioso, fino al giorno prima, davvero del mafioso, le banche danno linee di credito, le assicurazioni garantiscono la copertura. Appena entra nel possesso dello Stato, le banche si fidano più di un capo bastone calabrese che dello Stato. Le banche non è un caso, sono decine, centinaia di casi così pure le grandi compagnie assicurative. Quindi è tutto un sistema che non funziona al di là degli uomini, agenzie
delle entrate dell'agenzia dei beni confiscati, ad esempio, la macchina che non funziona, la risorsa che non mezza. Poi ci può essere un perfetto bravo, un uomo bravo, ma non è l'uomo che risolve. C'è proprio una mancanza di volontà politica, così nasce il gioco. Che mi mattina alle 7 a un pezzo, lo sto facendo mafia e chiesa. Scusa, per, sì, prima di mafia e chiesa, proprio per dare un dato su quello che dicevi, nelle Marche sono ultimissime, ma le ultime tabelle che vedevamo ci sono circa 30 beni confiscati. Di questi 30 beni in realtà due sono gestiti, poi bene o male possiamo anche discutere se bene o male, ma il dato reale rispetto al problema dello Stato è che 2 su 30 hanno una gestione, cioè sono stati in qualche modo assegnati e ci succede qualcosa dentro. Gli altri sono fermi lì, no? Perché c'è l'ipoteca, o perché il comune non gli ha voluti, o perché... Non hanno un bel di quattrino. Come fai? Pensa, non so qua, ma pensa un paesino dell'interland milanese. 10 garage sequestrati a una famiglia di migranti. Un comune che non ha una risorsa. Cosa investe 10 gradi? Niente, è giusto che sia così, non ha soldi. Ecco perché qualcuno, io non ho un'opinione netta al riguardo, pensa di cioè basta con questo tabù inviolabile della vendita. Perché poi dice, non si possono dare, ma come abbiamo le polizie che funzionano, perché l'Italia e le polizie funzionano bene. Dicevo, li comprano loro, quelli che li sequestrano. Ma perché non dobbiamo venderli? Che così sono, è un tesoro abbandonato, perché c'è qualcuno che decide, ora non so col nuovo codice antimafia se le cose miglioreranno, ma c'è stato il caso estremo dello scandalo della magistrata cacciata, non l'avevo saputo, quella era una cupola. Il silenzio assoluto dell'antimafia sociale, quella era una cupola, una magistrata è sotto processo, ma già stata cacciata la settimana scorsa, una cupola con pensi milionari agli investitori giudiziari, tutti i parenti dei magistrati, quasi c'è un'altra forma di come la chiamiamo mangiatoia, non so come si dice qua, mangiatoia. Arena, no? Cioè, lì questo è un caso estremo, ma non credo che in altri posti sia tanto diversa la situazione. Non penso. Quindi lì bisogna cambiare tutto. Bisogna cambiare veramente. Quando un prefetto 6-7 anni fa si è permesso di denunciare una situazione scabrosa, come questa, gli sono saltati tutti addosso. Infatti si hanno tutti il pensiero del prefetto Carlucci. C'è molto conformismo quando si parla di queste cose. Prima non si parlava mai di mafia, adesso se ne straparla, ma c'è molto conformismo. Molti cantano nel coro, E nel coro ci sono anche personaggi che gridano nelle piazze, ma cantano nel coro, sono prime voci del coro. Ecco un po' perché l'idea di far ragionare è uno strumento pop. Nel senso che hai il pezzo molto colto, e poi un altro aspetto che ho scoperto, io sono su Facebook da poco, il pezzo colto è poco cliccato, il pezzo un po' più stupido e superficiale, ha fatto 1 milione di lettori l'anno scorso, un milione. E quindi adesso posso continuare con 1 milione. Quindi c'è. Allora, per farvi capire un po' come stanno le cose, pensate che il generale della Chiesa è stato ucciso il 3 settembre del 1981 a Palermo. Una settimana dopo è entrata in vigore la legge antimafia, l'11 quella che abbiamo, e se apriamo il cassetto oggi, 2018, dentro questo cassetto troviamo come massime espressioni di legislazione antimafia solo due cose:
La legge che ci ha lasciato più a torre sulla 16 bis sulla confisca dei beni e il pacchetto che ci ha lasciato Giovanni Falcone nel 91, il pacchetto antimafia, pentiti, confisca dei beni, legge sul corpo di giustizia, che ci ha lasciato Giovanni Falcone quando era direttore generale degli affari penali a Roma. Poi, dal 91 in poi, innovativo, successo più niente, tranne qualche pasticcio fatto a destra e a sinistra, con incroci vari delle varie maggioranze in Parlamento, sulla legge del voto di scambio, pasticci, spero, io spero che, non, che a nessuno venga in mente di toccare perché è antiquato il 416 bis, perché se vai in Parlamento quelli ne fanno carne di porco, ed è una legge che ancora invece i magistrati sapienti ci sono, ha ancora una sua forza notevole, no? Spero che a nessuno venga anche il vizio di modificarlo per migliorarlo, di ammodernarlo, e farlo carne di porco, quelli non ci si può fidare su queste cose, non ci si può fidare. La maggioranza. Nell'82 sul gruppo gli uffici dalla Chiesa, dopo era stato ucciso 4 mesi prima, una troupe televisiva con un giornalista molto importante al tempo, che si chiamava Marrazzo, Marrazzo, che faceva dei programmi molto interessanti, lavorava per un programma che non mi ricordo che si chiamava, che conduceva Viaggi. Entrò in un circolo esclusivo di Palermo, parlò con i principi del posto, soprattutto uno, per chiedergli che mai questa situazione hanno ucciso la torre, hanno ucciso la chiesa, hanno ucciso il bosco, hanno ucciso il presidente Mattarella. Il fratello che avevo stato, lo hanno ucciso il 6 gennaio dell'80, dopo 38 anni, il nostro presidente non sa nemmeno chi l'ha ucciso, non il mandante, il sicario, si conosce per tutti. Non il mandato. E gli chiede questa situazione. Il principe del foro, ha avuto più problemi di Palermo, dice: i miei clienti sono delle brave persone, è la mafia è terribile, è un fenomeno. No, dice, la mafia non esiste. Dopo tutti quei morti, dice la mafia. Ora invece vi racconto una storia. Storia che è accaduta, quindi siamo 82, la mafia non esiste, il giorno c'è la mafia. Una decina di anni fa, quindi siamo nel 2007-2008, io vado a Palermo a lavorare, apro la mattina la finestra della stanza dell'albergo dove stavo, certo, e vedo tutti i muri di Piazza Politeama ricoperti da un manifesto. Regione siciliana, la mafia fa schifo. Il faccione Cuffaro, in quel momento era governatore della Sicilia, indagato per la mafia. Ma rimane un attimo, poi noi siciliani abbiamo tanti difetti, e tra i difetti che ci sentiamo pure intelligenti, più degli altri, pensate voi, ma siamo molto sospettosi. E appena vengo i manifesti, qua ce l'hanno messo in quel posto. Prendo la macchina e me ne vado per andare a lavorare dall'altra parte della Sicilia, 300 km, si accusa, tutti i muri di tutte le strade, di tutte le piazze erano questo manifesto. Regione siciliana, la mafia fa schifo, col faccione Cuffaro. Era indagato per mafia in quel momento, era sotto inchiesta ufficialmente. Poi sarebbe stato condannato per favoreggiamento alla mafia, sarebbe stato 5 anni, non è che era un'invenzione. Torno a Palermo, dopo 2-3 giorni devo andare in tribunale a lavorare, incontrare dei magistrati, vado al secondo piano, ultima alla destra, guarda, terza sezione penale, ho una buona memoria, ma sono stato 15 anni già dentro, quindi conosco le aree, e vedo tutta una serie di persone che conoscevo, facevano parte delle mie pessime presentazioni palermitane. Erano i familiari di un grosso boss. Si chiamava
ancora vivo, si chiama Tommaso Spadaro. Lui si faceva chiamare Gianni Agnelli di Palermo, era allenatore contrabbando di sigarette prima della vita. E vedo che c'è un saluto che conoscevo ed entro in aula e vedo il figlio Francolino che era stato appena condannato a 7-8 anni. Carcere per associazione estorsione. Cosa era successo? E gli Spadaro da 5 generazioni chiedevano il pizzo ai conticelli, sono quelli dell'antica fraceria San Francesco, un posto molto noto, qua è la nazione del pane, del polmone, la milza, la ricotta salata, ed è un posto dove sono passati i Rambelli, i Garibaldi, i Crispi, i Reali di Spagna, questo famosissimo. Insomma, questi Spadaro che erano pizzo da 5 generazioni, tra 5 generazioni i conticelli lo pagavano, di padre in figlio, di padre in figlio, di pure l'eredità, però la pizza. La messa a posto, l'estorsione. A un certo punto l'ultimo dei conticelli, Vincenzo, si è arrabbiato, si è ribellato, ha parlato con i carabinieri che avevano fatto l'indagine, li hanno incastrati, li hanno denunciati, arrestati, processati, quel giorno condannavano a Francolino Spadaro, mentre lo condannavano a questi 7-8-10 anni, ho sentito dire, la mafia fa schifo, il mafioso. Dalla mafia che esiste, nel giro di un quarto di secolo, si è passati alla mafia fascista. Significa che, non potendo più negare l'esistenza di una mafia, hanno fatto per due secoli, per due ragioni. Primo per quel capolavoro che ho detto che il processo di Falcone, e poi per quelle strade del 92, l'uccisione di Falcone, forse io non possono più negare che non esiste la mafia, no? È evidente che non lo possono. Si sono scontriati alle parole del nemico. Hanno capito che l'antimafia come parola poteva diventare un capitale anche per loro. In Sicilia è nata la figura del mafioso e del mafioso. Nessuno è più mafioso in Sicilia. Sono 6 milioni di antimafiosi. Ecco perché c'è la necessità di non agitare bandiere, slogan, cielo, terra. Bisogna per il sapere e discutere. Perché la mafia fa schifo, lo gridano i mafiosi, lo gridano i poveri ragazzi che vanno nelle manifestazioni di la mafia fa schifo. Gridano la stessa cosa. Nel 2018 possiamo permetterci questo. E non puoi permetterti altro. Quando Peppino Impastato, ora fa 78 di maggio, Peppino Impastato gridava alla mafia una montagna di merda. Quello era solo, disperato, aveva il papà capomafia, lo zio capomafia, a 100 metri, ci vuole ora 100 passi, ci stava il mafioso, lui disperato, era un gesto di ribellione, micidiale nel 78, ma oggi non puoi dare un mafioso del pezzo di merda, devi avere l'obbligo, scusa se un giornalista, di capire, di dare informazioni in più, di fare collegamenti, di dare idee, approfondimento, sapere. Oggi è il momento del sapere, non del discorso. Ecco perché nasce il Giotto, ecco perché nasce il libro, ecco perché c'è un po' i predicatori e per quelli che nascondono tutto dietro uno slogan e confondono con la retorica, perché la retorica sotterra i fatti. Li piega e li seppellisce per sempre. Allora, io siccome abbiamo una platea anche diciamo competente, alcune persone sono, presentavo prima questa iniziativa all'interno della Primavera della Legalità, che è un cartello di iniziative che abbiamo da 3 anni mettiamo insieme con diverse associazioni, e alcune di queste associazioni sono rappresentanti di queste associazioni sono anche presenti. Io allargherei questa chiacchierata che adesso abbiamo condotto con io e Alessi anche al pubblico, quindi se ci sono domande, questioni che volete approfondire con Attilio ci diamo, condividiamo un po' questa cosa della conduzione. Primo,
potrà porre in carico di qua secondo quali possono essere le condizioni per avviare questa conclusione. C'è un altro magistrato fedele, va in giro per le scuole, quando diciamo la domanda che mi ha fatto, che esisterà, che dice, che esisterà l'ultimo uomo su cui terra, esisterà la morte. È una cosa tecnica. Allora, intanto per rispondere in un altro modo. Ho vissuto a Palermo alla fine degli anni 70, era una città dove si fa i bagni fino a novembre, poi ad aprile torniamo al mare, per colpa anche a marzo, cioè sta calda, spesso si usa il cappotto, si fa caldo. Eppure quando sono arrivato a Palermo c'era un ristorante con i tavoli di fuori, un bar con i tavoli di fuori, a Palermo era il coprifuoco. Di andare a Palermo, è una città che esplosa, nel senso gioia. Questo che significa che probabilmente per le ferite che ancora sana, mentre le cicatrici che vanno si rimargono, erano gente senza figli. Per me è una città d'Italia che ha fatto passi avanti, molta consapevolezza. Quindi è una città che va avanti, che è migliorata. Ci sono via i cittadini che non vanno a comprare il caffè della trafazione degli amici di Fuso, la macchina non la compriamo, il pane il giorno scegliamo di andarlo a comprare, e abbiamo consapevolezza, voglio andare a Milano a Roma, non so da cosa, non so a farlo, è una città che ha molta consapevolezza, quindi è migliorato, il cammino è stato lungo, doloroso, faticoso. Però si va avanti, la città di oggi è molto bella, è così, posso, le alleanze cambiano, ci vuole tempo. Cioè, diciamo con gli slogan, non con le pedine, con la consapevolezza che tutte le persone hanno le comunità. La seconda domanda è legata a un rapporto. Si permette quali potrebbero essere quelle condizioni affinché, diciamo, è un problema di democrazia, la lotta alla mafia non è tutto. Io ho detto la polizia, abbiamo la migliore polizia, avendo tutte queste mafie, abbiamo anche i reparti speciali di polizia più allenati, più bravi, che ci sono nel mondo, a far vivere le figlie, tutte le polizie che devono gruppi di eccellenza, le forze che hanno il ciclo della finanza, lo scopo della polizia. Abbiamo tutto. Quello non è il problema. Il problema è la crescita democratica di una società. Però io vedo molta voglia di mafia. E non al sud. C'è un po' di impegno di cambiare. Da Roma nel sud io vedo molta voglia di mafia. Un po' ripeto anche forse la crisi economica che è stata violenta. Per assolutamente la crisi economica si c'è fuoco qua, non è cambiato niente negli ultimi 15 anni, quindi proprio non l'abbiamo, questa crisi non si è sentita come andò, è perché era già buio pesto, ma è cambiato niente, sarà la crisi, sarà questa cultura, questa mafiosizzazione dell'Italia, esatto, sciascia. Nel 79 in un bellissimo libro con Marcello Pallavolini, la Sicilia commentata, parlava della linea della Palma, che ogni anno la linea della Palma per indicare la sicilianizzazione dell'Italia, la mafiosizzazione dell'Italia, sarebbe salita di 1 km all'anno, salita più velocemente, siamo nel 79. Poi c'è una mafiosizzazione anche della piccola e media borghesia italiana, culturale. E al contrario c'è una borghesizzazione, come si dice, un imborghesimento, ecco, in italiano, se dice così, della mafia.
Viviamo in un paese strano per conformazione geografica, dall'Alto Adige arriva alla Sicilia, lei ce l'ha presente, la Sicilia, dalle carte, non si capisce, cioè ci sono 41 km di provincia di Ragusa, che è 35 km su di sud, se ci ha mai fatto caso. Siamo più giù di Tunisi, quindi siamo più direttorio, abbiamo una cultura diversa, cibi diversi, stretta stretta. Poi c'è Roma. Roma ha la sua politica, le sue corti ministeriali, i suoi portavoce, con le sue mafie, tutto questo dibattito, l'indagine di Roma. L'indagine insomma che è capitata questa dei carabinieri della procura di Pignatone, credo che sia la espressione più evoluta investigazione alla ricerca delle nuove mafie, è un capolavoro di indagine, però ci sono dei giudici che dicono che la mafia a Roma non c'è, ma su questo dibattito quindi per ogni settimana mi sono informato. Il partito mi appassionava, c'è la mafia, non c'è la mafia, non mi appassiona più i giudici, sono giudici culturalmente molto importanti per la realtà. Ci devo chiedere a Costa, a Pignatale, a Pagnotta, se c'è la mafia, cioè le persone che la subiscono. I giudici sono molto distanti. D'altronde, torniamo a quella data. Il giorno che uscirò in una chiesa, cioè la mafia non esiste per questo italiano, la legge entra in vigore la settimana dopo, la legge c'è, ma non esiste la mafia, sì. Lo Stato italiano, la mafia esiste dal 30 gennaio 1942, quando viene scolpito nel marmo della giurisprudenza la famosa legge applicata a grazie processo, primo, secondo, terzo grado, Cassazione, 30 gennaio 1942. È stato lì, cioè 26 anni fa, e l'Andrangheta 6 anni fa. Cioè, questo Stato ha avuto un problema, quello Stato non è mai. Ci vuole tempo, per forza ci vuole tempo, cioè certo non si fanno i cambiamenti, secondo me non si fanno nelle piazze, con gli slogan, lo ripeto, non si fanno con le parole d'ordine, con i dogmi, i cambiamenti sono lenti, devono essere assimilati culturalmente. Che non piano si funziona. Certo che si andrà avanti, si andrà avanti è cosa bella sempre me, ma ci vuole fatica e pazienza. Poi dipende anche da come andiamo a votare, cosa vogliamo, cosa ci interessa, come leggiamo i nostri rappresentanti. Questi rappresentanti non è che sono là. Per dire quello che visto Sanfio, sono là perché non votiamo noi, no? Perché se scegliamo 100 da qualunque, ci becchiamo 100 da qualunque. Se scegliamo un candidato un po' più dignitoso, forse le cose andranno meglio, no? Ma guardi, mi credo che tutti i partiti, perché 100 da qualunque, magari più mascherati, meno, vuol dire, meno volgarmente rappresentato come deve essere, questo scontro, un poco, diciamo non di una buona reputazione, ma anche dall'altra parte, di quei personaggi spesso abbastanza inquietanti. No? Sì, prego. Un'ultima cosa. Dopo penso che sono un'altra quindi ti proporrei la mafia si può soprattutto al sud
come alternativa allo Stato, no. La mafia ha bisogno dello Stato. Ma non è mai, questi dicono che la mafia non è di Stato, è un errore di grammatica. La mafia è, non è mai stata un antistato, la mafia è un'organizzazione criminale che ha sempre avuto rapporti con lo Stato e che vive grazie allo Stato. Lei pensa che in Italia, come se voi arrivano, mafia, andrangheta e camorra vengono utilizzate per sconfiggere il banditismo, ma lei pensi che cominciamo interessante questa, una cosa che indicavi un altro 10 anni fa, c'è un posto in America, la di Washington, che si chiama College Park, sono gli archivi nazionali del servizio in America. Io ogni giorno fanno una desecretazione continua di materiale, fanno due tipi di desecretazione, una digitale, segretazione parziale, anche quello che computeriscono a segretare di meno e a compromettere tutto psico, è una segretazione normale sui fascini. Io per tanti anni ho avuto un archivista che si chiama là, una camera con un ingresso, è stata settimana, mi ha portato materiale a non finire che ha pubblicato per anni. Sui rapporti della ex CIA, no, dell'USS, anche della CIA, del dopoguerra. Il più famoso è di un certo capitano Scott, che era in stanza a Palermo, e si è usato il rapporto che viene tutto simbolo di quello che sto dicendo, è questo: l'alta mafia contro il crimine in Sicilia. Perché l'alta mafia non era considerata. Crimine che cos'era? Erano le bande, i ladri di passo, le bande di assassini, ma la mafia li portava l'ordine, li portava l'ordine pubblico in Sicilia per tanti anni non è stato garantito con questo tipo, è stato garantito con la gente. No. Pensi che in Sicilia ovviamente tutte le altre. Cosa nostra siciliana, tranne una fazione piccola dei colonnesi, che però è andata a suo per i sequestri, lui ne ha fatto un paio, sono morti tutti. Non ha mai fatto sequestri di persone, sa perché? Ma no, perché non sono buoni. Perché il sequestro crea l'arte sociale. E da una parte, quindi c'hai con le forze di polizia, gli stanno addosso. Ma anche per un'altra ragione, perché noi stiamo con la gente, no? E questo è un reato odioso che non piace alla gente. Uccidere sì, fare morire le persone con traffico di droga, sì, fare tante altre, ma il sequestro di persona non l'hanno mai fatto. E le poche volte che è accaduto che ci sono dei sequestri di persona, cosa dire, sono 17 morti. 18 morti, cioè li hanno uccisi. Vietato sequestrato. Quindi c'è anche una cultura dello stare con la gente, che è il vero problema, che è il vero problema. La mafia dà lavoro. Quando hanno arrestato Cercino nel 1984, l'ho visto sfilare nel via di Palermo i sindacati CGL e CISL e TIL, tutti e tre, con la bara di Orlando, il sindaco Orlando, e c'erano tutti gli edili che urlavano viva la mafia, viva Cercino, ma l'antimafia non si mangia. Se lei va a Roma, ora, dopo l'arresto si è camminati che avevano tutte le loro cooperative, quando c'erano le cooperative tutte le chiuse di Roma erano pulite, arrestati i due
sciolte le cooperative, tutte le ville sono sporche. Non c'è più lavoro, Villa Gentile, tutto che si vuole dire non sono più. Quindi passa anche lì, cioè, si stava meglio prima. È un pensiero maligno che gira, ma questo vale per i soldi. I soldi sposi che arrivano a Milano, a Bologna, la Corte che gira. Questo ministro lunare che diceva che bisogna scegliere a patto, no? Finché la cultura del paese sarà questa, sarà difficile. Io spero che questa cultura, anzi credo che questa cultura anno dopo anno cambiare. Lei pensi che c'era il Presidente del Senato prima? C'era un signore che si chiama Schifani, che si è stato assolto dall'accusa, che era più fatto umano, che era sorto di un capocomandamento. Poi è arrivato Grasso, se permette un'altra cosa. Piacere o non piacere? Tra Schifani, socio del capocomandamento, il Labbato, e il presidente Grasso, che ha avuto un'impeccabile carriera di magistrato, che poi Falcone, la differenza è poco. E pensi che il 6 gennaio dell'80, quando uccidono Alessandro Mattarella, che rappresentava la regione, io ero come cronista in via Libertà, mezzo giorno della Pepe, la prima scena che vedo è Letizia che scatta le foto con il suo compagno, Franco Zecchini. E poi vedo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che tiene tra le braccia il fratello che era ancora vivo, metà sospeso perché fosse le gambe dentro l'orità della macchina, lo tiene sospeso. Poi mi volto e vedo un signore col cappotto cammello, a un metro, che era il sostituto procuratore di Bruno Grasso. Io in due metri vedo il futuro Presidente della Repubblica e il futuro Presidente del Senato, le due prime cariche dello Stato, e le vedo quella mattina in Via Libertà. Sarà un caso, ma è anche molto significativo. Il magistrato che era sostituto procuratore di Bruno è un oscuro professore universitario, era il fratello, una vittima, familiare vittima di mafia. Dopo 30 anni diventano le prime vocali dello Stato. E secondo me anche questo è un segno. Le cose vanno avanti, con fatica, con, non saremo sempre d'accordo, però vanno avanti, vanno indietro. Cosa vanno indietro per gli incidentalisti, per quelli che si coprono, e non fanno andare indietro la ruota della storia, no? Io volevo chiederle se ci poteva parlare di due argomenti a cui ha fatto cenno un veloce cenno prima, a proposito di cose che magari non sappiamo e sappiamo dopo tanti anni. Allora, per lei ha fatto un cenno alle indagini sulle indagini, non so se si riferisse alle indagini sulla strage di Via D'Amelio. Quindi l'anno scorso di questi tempi c'è stata una sentenza di cui credo non siano ancora uscite le motivazioni e che ha accertato, no, questo depistaggio da parte di alcuni esponenti, di alcune belle marce, alcune tra le forze dell'ordine che hanno fatto questo depistaggio. Poi a breve, il 16 di aprile, entreranno in Camera di Consiglio per il processo trattativa Stato-Mafia, un processo anche quello che è in piedi da 4 anni, il dibattimento non si sente mai nominare in TV, sui giornali. Ecco, volevo una sua opinione su queste due sentenze, una che c'è già stata e una che ci sarà a breve. Allora, il processo sulla strage di Via D'Amelio è il quarto, è un processo che è costruito dei piccoli frammenti di verità, perché il depistaggio è stato spaventoso, ma il depistaggio che è passato attraverso 6-7-10 ministeri, una ventina di giudici, forse di più,
primo grado, il secondo grado di Cassazione, quindi è investito tutta la magistratura. Quindi individuare un magistrato, forse 30-40 magistrati coinvolti nell'abboccamento del tutto scarantino. Due elementi forse per dare appunto qualche elemento di scarantino. Se ricorda quel signore che gira per l'Italia con la barba bianca, la figlia di Agostino Vincenzo. Questo signore si taglia più la barba quando nella posta del 79 hanno ucciso poliziotto insieme a Ida, che era la moglie che uccide, l'ha visto uccidere. E qualche giorno dopo, siamo nell'89, 3 anni prima della strage, la polizia è andata da lui facendogli vedere una fotografia. Dice: questo è quello che c'è. Era la foto di Scarantino. Cosa significa questo? Noi siciliani usiamo una parola, un'espressione molto colorita. Il pupo era già vestito, cioè avevano già confezionato il pacco. Lui non uscì Scarantino in quell'occasione, fu riutilizzato nel 92 per Borsellino, per abboccarlo. Dice una cosa molto scandalosa che guardano i giornalisti. Che pur tre di noi eravamo in grado di scusare, non l'abbiamo fatto per una serie di ragioni. La prima è che avevamo troppi fronti in terra, cioè avevo fronti incandescenti in terra. Faccia, cioè, non fanno i
magistrati, ordini, leggi. Il problema è un altro. Più l'omertà della mafia del 24 cuscetto si entra all'omertà di Stato. No. Ora, per sapere qualcosa su queste stragi, non si possono ascoltare in varie cose. Ci vuole un partito di Stato, un ex presidente, un ministro dell'interno, un ex capo di servizi segreti, un funzionario da un anno. Solo così può emergere un pezzo di verità significativa. La mafia, quello che abbiamo saputo, abbiamo saputo, i magistrati lavorano benissimo e hanno lavorato benissimo, ma più di là non vanno. Ma perché anche incomprensibile, perché la verità giudiziaria è dentro dei confini, e stabiliti non possono inventarsi mandanti, i magistrati fanno quello che devono fare, no? Cossiga le telefonò a casa e le disse: Agnese, quella è stata una strage di Stato. Ma quella ha tutte le caratteristiche. Quindi magari poteva essere quella. Mentre noi tendiamo a tornare a questa strage, ma non può essere estremamente. Si distinguono la strage del 23 maggio, una strage stabilizzante, da settimane cercava di eleggere il Presidente della Repubblica e non ci riusciva. Dopo la bomba, meno un giorno dopo, viene eletto Scalfaro, quindi stanza stabilizzata la politica italiana. 56 giorni dopo, quella che gli si è proposta è destabilizzata. Sono due stragi che noi tendiamo a unire, a collegare una con l'altra, ma probabilmente non lo so. Questa è la l'indagine giudiziaria, non lo può stabilire, perché l'indagine giudiziaria ha altri obiettivi. Deve essere un'indagine politica, storica. Non so se Bozzellino propone in giro perché la verità giudiziaria è oppure la verità storica, ma adesso nel processo trattativo ad esempio, ammesso che si arrivi ad una verità, che non ci siano le condanne, ma comunque sono emerse dal punto di vista storico dei fatti assolutamente inquietanti. Sì. Il Presidente del Senato, quando si è insediato al Senato nella scorsa legislatura, ha cercato di insediare anche una commissione parlamentare d'inchiesta su Capace, che è già meglio. Nessun partito ha raccolto tutto, nessuno. Sì, il processo maturativo ha fatto emergere degli aspetti esterni. Secondo me qualche errore i magistrati lo hanno commesso, ad esempio quella di elevare l'icona antimafia sul cinque. C'è stato un testa a coda con l'abbraccio tra Salvatore Borsellino e Bismarck, sono 10.000 per il Sergio, che hanno fatto scoprire un nichelino, un penne degli averi importanti della sua famiglia fatti legalmente. E secondo me lì hanno fatto qualche cosa sbagliata. Dall'altra parte, come diceva adesso la Merse, le cose estremamente inquietanti, superficiali, dei rossi, su Mori, su questi. Lì è il problema, che è caduto il perno. Già nell'altro processo è caduto il perno, cioè si fa la trattativa per salvare alcuni personaggi politici, ma non è stato solo l'arbitrato di quel processo, però che non ci siano male cose, non abbiamo letto, i magistrati giudicanti abbiano letto, secondo me andava fatto il processo, forse mirato su altre. Lasciando i personaggi come sono emerse delle cose veramente importanti. Nel 2009, quando Giancimino ha fatto le sue dichiarazioni, è stato convocato per la prima volta, perché lui dice: non sono stato mai convocato prima da magistrati. La procura di Palermo invece lo convoca, e da lì iniziano poi le indagini, no? Sulla trattativa.
non che quando un valore di 100.000 come persona, per carità, però lì è partito, no, il processo di indagine con una trattativa è stato molto... No, l'indagine era partita anche prima, forse questa cosa che ha 100.000 non c'è stato tutto, se si trova solo di smemorata, che ha fatto venire la memoria violante a qualcun altro, a martello, non si ricordavano forse così cose, forse questa è l'unica cosa buona che ha fatto, sì. Quelli sì, si sono dimenticati di tutto, no? Si sono ricordati, costretti a ricordare sì, alcune dichiarazioni di San Cimino. Perché gli sono lavorati eccellenti. Io volevo ringraziare perché il suo intervento è un intervento che apre le prospettive, ascoltarla aiuta tanto a capire anche come si può agire nel territorio. E sono incazzato del fatto che c'è poca persona questa sera, perché una persona come lei avrebbe dovuto richiamare ben altro pubblico. Questo mi dà da pensare, perché penso che siamo in Lazio, per cui faccio difficoltà a pensare. Io volevo riprendere solo alcune cose che lei ha detto che mi hanno colpito particolarmente, ma lo dico così per ripeterlo anche sull'importanza del sapere, del conoscere, dell'informarsi, del leggere, che è un tema che oggi è sempre meno sentito, no? Quello del leggere un libro piuttosto che magari articoli, perché un libro ti dà la possibilità, no, di avere una visione un po' più larga. Lei diceva la nuova mafia, la mafia di sempre, e la mancanza della verità le proteca la nostra storia, ci obbliga appunto all'informazione, a conoscere, ad ascoltare un incontro come quello di stasera di una persona che sa sicuramente molto di più di quello che può essere uno dei presenti qua. Per cui questo è un punto cardine, no? Quello di imparare a conoscenza. L'altra cosa è l'antimafia pigra che grida ma che strusce nel quartiere, quanto questa immagine forte in qualche modo deve toccare tutti quelli che in vario modo si occupano di antimafia nell'associazionismo, nelle scuole, perché è un punto importante, no? L'antimafia non si fa con le parole, ma in qualche modo poi occorre anche in qualche modo che sia praticata. La cosa che in qualche modo le volevo chiedere sull'immagine dei beni confiscati, mi riferisco per esempio a un bene confiscato che abbiamo qui noi, se lo sappiamo come io credo che sia importante, al di là della difficoltà che lei ha detto, e sicuramente è così sul fatto della gestione, però avere, prima parlava delle Marche, no? Quando si diceva la direzione distrettuale antimafia ha dato 3 pagine a delle Marche, no? Lei diceva giustamente, probabilmente non la conoscono, ecco, il fatto di avere a volte, no, un bene confiscato può essere un simbolo, no? Che in qualche modo aiuta un territorio a dire: ah, attenzione, può succedere, cioè è successo qui, succede anche qua. Il tema dell'infiltrazione che non esiste, perché è un territorio che in qualche modo ha aperto, ha accolto quella persona, quella realtà. Quindi ecco, credo che quel bene confiscato, nella difficoltà che lei sicuramente ha espresso, però a volte può rappresentare un simbolo per un territorio, soprattutto se è piccolo, se, no, come nelle Marche, il tema delle mafie sembra che, no, diciamo, non esiste, oppure poi può essere come l'Emilia Romagna, ma a un certo punto si scopre invece che è ben presente, insomma. Dicevo che è un tesoro abbandonato, cioè purtroppo i beni confiscati, cioè
le forze consenti di provare le misure di prevenzione, sequestro, confisco, sequestro, confisco, ma l'utilizzo di tutta questa roba è un tesoro sterminato che ci caginiamo sopra. Lo Stato italiano, cioè noi italiani ci caginiamo sopra e non sappiamo che farci. Ma questa non è la colpa del singolo funzionario, del singolo prefetto, del sindaco, del singolo sindaco che ha il bene e non ha i soldi per fare niente. È proprio la mancanza di visione strategica su questa cosa. Cioè quando le pare 30 miliardi di euro e non hanno nemmeno un censimento definitivo ancora, non c'è neanche un censimento di bene. È un tesoro che noi non consideriamo come se non l'avessimo, invece ce l'abbiamo. No, certo che è importante avere come simbolo il bene confiscato. Qua abbiamo confiscato un locale al mafioso siciliano calabrese, adesso è nostro. Ma adesso è nostro, facciamone qualcosa. Perché c'era un'attività prima, malavitosa, trasformiamo in attività pulita, diamo un esempio che si può fare una cosa. Questo lo Stato non è stato in grado di farlo. Credo che il dato sia questo, un'azienda su mille. Un'azienda su mille. E poi le ripeto, queste cooperative adesso non sono qua, quindi non hai una cooperativa. Un'associazione di volontariato che in realtà non è un'azienda. Queste cooperative, alcune funzionano, ma poi anche la politica molto prossimativa, non posso libera, però dice libera e grave. Non è vero che libera, lo sai, ti accompagna, non ha due beni gestiti. Due beni in Italia, in tutta Italia. No, sono che siano 9-10, sono mai in Italia, insomma. Non è una multinazionale del problema di Libera, sono altri, ma non questo, perché anche questo è un luogo comune che li accompagna a problemi che non è più un'altra voce sul territorio, secondo me, ma è una voce del coro, ma non ha questo problema, ha fatto degli esempi, ad esempio 10 anni fa quando hanno cominciato questi esperimenti di Libera erano virtuosissimi. Perché è una cosa importante, ma poi sono andati avanti, o no? Quanto costa la pasta? Quanto la vendono? Cioè deve entrare nel mercato tutto questo, o no? Certo sono stati degli esempi molto felici, ma nel passato, oppure altrimenti quando è stato qualche mese fa, la Repubblica ha fatto gli esempi di alcuni di alcune realtà di cooperative che erano molto interessanti, no? Di ragazzi che gestivano dei beni confiscati, molto interessanti sul territorio, però poi diciamo, ma che ne pensi? Così interessanti, però forse dobbiamo dare anche un altro senso, non vale il singolo caso ad Altavilla Milicia, lo gestivano dei ragazzi della cooperativa locale, che è sicuramente interessante, un esempio virtuoso, ma a fronte di 30 miliardi noi diamo un esempio positivo, diamo, e dimentichiamo che c'è una causa di questione enorme, che il vero problema oggi della lotta alle mafie è questa gestione dei beni confiscati, dove nessuno ci vuole mettere mano. Dove nessuno ci vuole mettere mano, per davvero. Tutti questi beni, poi sai, quando vedi il bene confiscato e utilizzato, ritorniamo al discorso che facevamo con lei, culturalmente già quando c'erano quelli tutto funzionava, con lo Stato non funziona niente, e questa è la cosa più pericolosa, così non si va, così non si va in niente. Abbiamo questo tesoro, sfruttiamolo, perché? Il discorso poi dell'antimafia tigra, anche lì ci sono stati 30 casi di arresti nell'antimafia, indagati in varie zone d'Italia,
al sud. Questi sono i casi estremi. Però io mi chiedo, siccome sono stati spesi centinaia di milioni, dal Ministero dell'Interno, dati non si riescono a vedere, e il Ministero dell'Istruzione, dai dati si hanno, questa valanga di soldi, dato per scontato nei casi estremi, come se ne occupa la magistratura, le forze di polizia, tutti questi soldi sono stati ben spesi. Questa educazione alla legalità fatta con questi 15 o 20 anni ha dato i frutti sperati, ha centrato degli obiettivi, oppure sono soldi che nessuno magari voleva sperperare, nessuno ha rubato, quindi i ladri poi sono un'altra cosa, ma forse sono stati spesi male, questo. Forse è il caso di rivedere qualcosa in questa educazione alla legalità. Io vedo in alcune scuole che vedo qualcuno che parla e vedo 300-400 ragazzi distrutti che lo ascoltano e non vedo l'ora che finisca. Forse dobbiamo cambiare qualcosa per parlare con questi ragazzi, magari non avendo più soldi, ma magari cambiando la nostra testa. Questa parola legalità lega tutti. Tutti sono legali, tutti sono antimafiosi, ho detto in Sicilia, 6 milioni di antimafiosi ci sono, non trovate più un mafioso nemmeno se vuoi. Ora vi racconto un'altra storia sulla legalità. Nella mia città, che è Caltanissetta, è l'unica città che ho raccontato d'Italia dove c'è una zona franca. E questo presidente ultimo progetto pare che abbia dato 51 milioni prima di andarsi, ha firmato un decreto, e sono soldi che servono alle imprese che denunciano il pizzo. Zero titoli, mai una impresa. E ormai è stata denunciata in questi ultimi 10 anni, cacciata un'impresa perché vicina ai mafiosi, insomma, si chiama zona franca. Chi la vuole? Un presidente della regione, rinviato a giudizio per mafia, non ha firmato, poi condannato per mafia, non grado, condannato per voto di scambio e favoreggiamento alla mafia in secondo grado, e un imprenditore che è tuttora indagato per mafia. Allora, un presidente rinviato a giudizio per mafia e l'imprenditore indagato per mafia istituiscono la zona franca della legalità come presidente della Corte d'Appello, procuratore generale, procuratore della Repubblica, prefetto, questore, comandante dei carabinieri, della finanza, stampa, associazioni antimafia, ciotti liberi, tutti zitti. Ti sembra normale tutto questo? Ma non sembra normale. Ecco perché vi dico che la mafia cambia sempre, ma in fondo non cambia mai. Perché anche se si presenta con un vestito nuovo, cerca sempre il consenso di tutti. E io queste scene che ho visto in Sicilia negli ultimi anni, le avevo viste da ragazzino. Se avessi avuto 20 anni in più, per fortuna non ce li ho, me ne sarei accorto prima. Di come questa situazione... Pensate a quello che è la zona franca della legalità fatta da un presidente della regione, rinviato giudizio per condannato, dopo indagato per mafia. E tutti stanno zitti, c'è qualcosa di spaventoso, qualcosa che non funziona. Ci fosse un'associazione di mafia che dice, ah, c'è qualcosa, niente. Io ho dedicato a queste vicende 58 articoli su Repubblica contro ogni avventura, la cultura del giornale, in solitudine assoluta. Spero che voi abbiate qualche notizia fra qualche giorno o fra qualche settimana di tutta questa situazione maleodorante che c'è stata lì. Il ministro dell'interno su 60 milioni di italiani all'agenzia dei beni confiscati
gli ha scelto uno indagato per mafia, non lo sapeva cosa dire, Antonello Contar, ma uno indagato per mafia. Su 60 anni di spettacolo, sfortunato. Perché tu dici, lo Stato li amministrava male, la mafia li amministrava bene, mettiamoci uno che li sta amministrando. Io ho lavorato per 23 anni, un dopo che scende in Sicilia, mi dice, ma che noi ci ragioniamo sulla persona che ce l'aveva Buscaiolo, poi arrestato da Concusa Stella, poi passò un po' di tempo, fece con la prefetta la cancelliera, dice, ma che fai con te la cancelliera? Dice, ma non faccio, ma tu fai il giornalista, ti può capitare questa cosa? Dice, ma perché è da fare? Cioè, frequenta da decenni i rappresentanti del capitalismo più malfamato di Brest. Poi con Alfano si è fatti i bagni, dice, non è che c'è quello che c'ha la fissazione del ministro di interno. Io posso dare qualche specie di mamma. 92 anni. Va bene, io direi se non ci sono altre domande, la chiudiamo perché la temperatura, qui non è l'orario, il problema, è la temperatura che si abbassa. Ma questo è un posto, è bellissimo. Quindi ringraziamo a Attilio. Ma perché chiesa? Ma è la chiesa, sì, è quello. I mafiosi ci sono mafiosi, se mafiosi o no, noi siamo scelti diretti della costruzione. Sì, sì. Sempre dalle mie parti, con una parola si indica prete e padrino. Cioè per noi sono del padrino, vuol dire sia padrino che prete. E non è un caso. Stavi dicendo, prima mi hai interrotto, che uno dei libri della serie sarà su mafia e chiesa. Sì, perché inizia con tutta una serie di preti, qui c'è una tradizione di preti molto legati alla mafia, tantissimi in Sicilia, tra cui uno, Don Agostino Coppola, che io ho intervistato quando ero ragazzo, che non era allora, era proprio combinato, era ritualmente affiliato del buon rito. Fu arrestato a un certo punto perché gli trovarono, ecco, i soldi di un sequestro di persona dell'anonima Liggio. Poi sospeso, poi stava male di salute. Un giorno fu liberato dalla policlinica di Palermo, si innamorò di una ginecologa, con i capelli rossi, una bellissima donna, non la ricordo, nipote dei Caruana di Siculiasi, quindi si sposano tra di loro. E dopo tutti questi preti, poi c'è la svolta di salute spugnata del cardinale Pappalardi, quindi c'ho qualcosa su Pappalardi, poi c'è tutta una storia, c'è stata una serie di pezzi su una scuola di formazione politica dei gesuiti a Palermo, il centro Padre Cooper, che era una scuola di formazione contro la DC legata ai mafiosi, che ha lanciato praticamente Orlando Simone di Palermo, e Pappalardo la sosteneva. Poi c'è un po' di preti sporcaccioni calabrese, poi c'ho tutte le cose sui due papi, il papa Wojtyla, che ha fatto intervento nel 90 della Valle dei Templi, convertiteli, e quello della piana di Sicilia con Francesco, la scomunica, però parla da un punto di vista dottrinale, non è cambiato niente. Già dal 42, 54, 84 si parla di scomunica, ma non hanno mai, dentro la Chiesa, non è mai stato fatto un passo per scomunicarli davvero. I due papi hanno fatto queste due interventi importanti. Poi c'è tutta una storia su padre Puglisi, però dal mio interno, che è un processo di beatificazione,
il padre Polisi ucciso a Palermo nel 93, altri tanti pezzi su Perpetiano, e poi tutta una serie di esperti che dicono che sono finiti in modo aperto, che la Chiesa non ha fatto fino in fondo quello che avrebbe dovuto fare, e legano, quelli che ne capiscono si rimettono di cose di Chiesa, legano la storia della Chiesa cattolica italiana con la mafia. E alla fine fu un incidente. Alla fine c'è un incidente. Alla fine poi un interrogato, quelli che leggono, ho fatto fare due incidenti di media difficoltà per vedere se hanno studiato.